60 partecipanti, oltre 500 tra tecnici e accompagnatori. Il golf che si terrà tra San Teodoro e Puntaldia dal 27 al 28 aprile è una manifestazione attenta al territorio, legata a quelle che sono le vocazioni turistiche di aree straordinariamente apprezzate. La manifestazione è stata presentata oggi e tra i testimonial c'è anche Gianfranco Zola. Mi fa molto piacere, devo dire, sia perché si parla di golf, sia perché si parla di San Teodoro, che per la Sardegna rappresenta una assoluta particolarità, nel senso che ha bellezze, ha spiagge incantevoli, eccellenze, ma deve affrontare il problema di un turismo di massa, che è forse l'unico caso in Gallura. E quindi le politiche che sta portando avanti sono emblematiche di ciò che si deve fare un po' anche nel resto della Sardegna. È stata forse uno dei primi comuni a praticare il numero chiuso, le buone pratiche da un punto di vista della tutela ambientale, quindi la salvaguardia dei luoghi, ma anche del benessere dei turisti, perché andare in una spiaggia super affollata dove non c'è spazio neppure per stendere un asciugamano sicuramente non è il massimo del ricordo che si può lasciare di una vacanza in Sardegna. Qual è la sua prima, come dire, piccola grande battaglia alla guida dell'assessorato? Ma io credo che sia un assessorato strategico per la Sardegna. La Sardegna purtroppo oggi è percepita come una regione turistica, ma non lo è, nel senso che il turismo incide sul PIL sardo solo per l'8%, e sul PIL nazionale il turismo incide per il 12%, quindi la Sardegna è una delle regioni meno turistiche d'Italia. Forse perché l'unico dato su quale ci si è basati finora è il numero di arrivi. Stagione boom, arriva 1 milione di persone in più rispetto all'anno scorso, è un'annata boom. Non è così, noi dobbiamo puntare alla redditività, dobbiamo puntare a far crescere l'economia turistica della Sardegna, a fare in modo che il PIL aumenti anche solo di un punto e così si abbia una ricaduta occupazionale e una maggior ricchezza dei sardi.